Bentrovati con l'informazione di Termoli TV, una situazione sempre più preoccupante quella presente all'ospedale di Termoli per via della carenza di personale. Ad esprimersi sulla vicenda anche l'onorevole Venitelli che chiede di reintegrare il personale. Costanzo Del Pinto tornerà questa sera ad esibirsi sul palco di Portocannone. Il giovane, reduce da una serie di concerti in tutta Italia, animerà il paese a partire dalle ore 22. Ma vediamo le principali notizie del giorno. Erano in quattro e si muovevano tra Molise, Basilicata e Campania, compiendo furti e truffe. I malviventi si fingevano imprenditori o militari dell'arma e agenti di polizia, mettendo a segno le loro frodi da ben 3 anni. Ma la squadra mobile di Potenza ha sgominato questa banda che proprio questa mattina ha arrestato 3 persone, mentre il quarto è ancora ricercato. Ma la banda ha colpito anche in bar, tabaccherie e negozi d'abbigliamento. Secondo la squadra mobile di Potenza, gli uomini, un 42enne, un 23enne e un 25enne, non avrebbero agito tutti insieme. Gli arresti sono stati ordinati dal GIP di Melfi, Amerigo Palma, su richiesta del PM Renato Arminio. Nella serata di sabato alle ore 22:50 circa, una pattuglia del nucleo viabilità infortunistica stradale ha intercettato un'utilitaria che da via Molise si stava immettendo a velocità elevata in via Martiri della Resistenza con direzione via Corsica. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso con il blocco del veicolo in via Abruzzi. Alla guida del veicolo, con a bordo 4 ventenni, c'era un giovane in possesso del foglio rosa, ma senza accompagnamento di titolare di patente almeno da 10 anni. Il veicolo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi e il giovane è stato denunciato. Dovrebbe essere riesumato e trasferito in un istituto di medicina abruzzese il corpo di una donna di Montecilfone che 2 anni fa è morta a seguito di alcuni dolori addominali. Sotto la lente è la causa della morte della signora attraverso un'autopsia che dovrebbe avere luogo a fine mese. Dopo il decesso sarebbe iniziata la trafila giudiziaria e la magistratura avrebbe deciso di aprire un'inchiesta sul misterioso caso di decesso. A seguire le attività, il giudice Morena Susi che avrebbe richiesto un accertamento sulla salma. A fine mese dunque il corpo della 51enne verrà riesumato per essere trasferito in un centro specializzato per l'autopsia. Queste le notizie per voi, vi ricordo che se avete segnalazioni potete contattarci a redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione, buona giornata.